Fresu, trombettista, flicornista, compositore ovviamente come qualsiasi musicista che suoni il jazz. È nato in Sardegna 53 anni fa, in un piccolo paese, si chiama Berchidda, al nord, figlio di pastori e di contadini, diventato musicista di jazz, questa è la mia carta d'identità. La musica è entrata da piccolissimo nel mio paese, c'è tuttora una banda musicale molto antica, che è nata nel 1913, io la vedevo passare, ero veramente piccolo, il mio sogno era di farne parte. Mio fratello prima di me aveva frequentato il corso della banda, dunque i miei genitori gli avevano comprato una tromba, poi lui ha lasciato, io vedevo questa tromba in casa e il mio sogno era ovviamente di suonarla. A 11 anni ho chiesto al maestro della banda se potevo entrare nella stessa, sono andato a frequentare le lezioni, voleva darmi un altro strumento, io ho detto no, ho una tromba in casa, voglio suonare quella, quindi è la tromba che ha scelto me. Ho iniziato a suonare nei piccoli complessini che si esibivano nei matrimoni, fino poi a costruire un gruppo per suonare nelle feste di piazza e da lì poi è arrivato il jazz alla fine degli anni 70 e questa è diventata poi la mia musica. Sono andato a Siena come allievo nel 1980 la prima volta, poi nel 1982. Nel 1983 ho formato il mio quintetto storico, quello che quest'anno compie 30 anni di vita, e nell'85 sono diventato professore negli stessi corsi dove solamente 3 anni prima ero allievo, quindi è stato un percorso indubbiamente molto, molto, molto veloce. In quegli anni lì, quando ho iniziato a scoprire questa musica, ascoltavo tutto quello che mi passava davanti, ma poi ho sentito Davis, ho sentito Chet Baker che mi sono sembrati quelli più vicini alla mia poetica e quindi ovviamente dal punto di vista trombettistico sono poi i musicisti che ho amato di più, quelli che ho studiato di più, quelli che ho un po' inseguito nei loro percorsi e quindi sono un trombettista di estrazione, diciamo così, davisiana e Chet Bakeriana, Chet Baker per la parte poetica, diciamo, della musica. E Davis invece sia per la parte poetica ma anche per quello che lui proprio ha costruito dal punto di vista della storia di questo linguaggio. Soprattutto nella costruzione dei miei primi gruppi dal vivo ho cercato di lavorare su un'idea che era quella della costruzione dei gruppi di Miles Davis, con una grande libertà all'interno dei gruppi, con un'architettura interna che era molto diversa per esempio da quella di tanti degli altri tanti musicisti di quell'epoca. Io suono la tromba e il flicorno, ma suono un altro strumento che per me è molto importante, che è la tromba con la sordina, che per me è uno strumento a parte, proprio perché ha un suo mondo sonoro che è completamente diverso. A seconda dei casi utilizzo uno strumento piuttosto che un altro, proprio perché ognuno serve per sottolineare un momento specifico di musica. E poi c'è un ulteriore strumento che io uso da moltissimi anni che è un sistema di macchine elettroniche che mi servono poi per amplificare al massimo tutti questi suoni. Posso costruire dei rimandi sonori, degli echi, dei delay. La tromba è uno strumento monofonico, può fare solamente un suono per volta a differenza di un pianoforte o di una chitarra che possono fare tanti suoni contemporaneamente. L'utilizzo delle macchine elettroniche mi permette di dare una visione polifonica anche a uno strumento che di fatto non lo è e quindi di aggiungere dei mondi sonori che, come dire, amplificano il vocabolario di possibilità degli strumenti. Ma io credo che il jazz italiano esista innanzitutto, può essere banale, come dire, sottolineare un'affermazione per tutti. Solare, dove la melodia è estremamente presente. Direi che è una musica dove c'è anche un atteggiamento ludico, questo senso del gioco, questo senso della teatralità che per esempio non appartiene ad alcuni altri paesi europei. La musica italiana, fortunatamente, per quanto se ne dica, è una musica viva, è una musica che ha una grande storia. Esiste la storia dell'opera, esiste la storia della musica partenopea,
esiste la musica del Mediterraneo, esiste anche una certa musica di estrazione mitteleuropea che è arrivata ovviamente anche in Italia, esiste una grande musica popolare. E tutti questi mondi in qualche modo sono stati innestati in questo linguaggio che veniva da lontano e che oggi ci appartiene. Questo dunque fa sì che il jazz sia una musica italiana nel momento in cui si sposa totalmente con quelle che sono le nostre radici. Stile Italia is my style, è proprio il caso di dirlo, perché oggi il jazz italiano è uno stile italiano, è parte della nostra cultura e credo che racconti bene quello che siamo.